Frasi corrette, frasi ghiotte, frasi corrette ghiotte. Se siete nostri studenti, veri studenti di pre-level, paganti, sapete che le frasi vi aiutano, ma che non sono tutto. Per questo ci pagate, no? Perché non vi accontentate di essere pappagalli, ma volete imparare il meccanismo che vi porta a non aver più bisogno di nessuno. Quindi dire e fare sempre le cose corrette. Però l'algoritmo di YouTube ci dice che siete belli ghiotti di questi video. Ghiotti! E quindi eccoli qua. Con tante frasi corrette che voi scrivete ad una ragazza, potrete ottenere tutto da lei. Tutto. Sesso, relazioni, investimento, foto hot, eccetera eccetera. Facciamo una bella cosa. Creiamo per ogni frase un contesto e poi lo introduciamo. La ragazza ti chiede, ti dice cosa fa nella vita. Tu, domanda da $1 milioni. Ah. Vediamo se, basandoti dalle info del profilo, riesci ad indovinare. Puntini puntini. In questo caso metti nelle condizioni la ragazza di fare qualcosa. Iniziare quindi ad esporsi con te. La ragazza ti chiede, ti dice cosa guardi in una ragazza e cosa cerchi su Tinder. Diciamo che non mi aspetto più nulla. Ogni volta che ti crei aspettative non va mai come previsto. Ah. Mi piace l'idea di trovare una persona con cui creare un feeling in primis. Poi quello che sarà sarà. Le cose per me vanno vissute. Punto esclamativo. Copia and call. Stai lì. Ah, lei, ah, wow, come parli bene. Sì, però devi imparare poi cosa c'è dietro e come va avanti, perché poi devi scrivere un altro messaggio corretto, poi un altro, poi un altro, poi un altro. In questo caso, con questo mio messaggio, tu stai letteralmente ragionando da donna. I nostri studenti lo sanno, questo concetto. Stai creando una frase che ti dà valore estremo. Domanda che vuoi fare tu. Vuoi chiedere alla ragazza se è selettiva oppure no? Questo te lo consiglio. Tu, ho una domanda strana, puntini puntini. Aspetti che risponda. E tu, con quante persone conosciute qui sei uscita, punto di domanda? Occhio che la risposta che mi darai potrà farti guadagnare o perdere inesorabilmente punti. Punto esclamativo, ahaha. Lei magari sicuramente dirà poche, perché sente che il sottotesto di questa frase è un sottotesto intransigente, selettivo. Tu poi continuerai circa il fatto che apprezzi la selettività in una ragazza. Altro punto, la ragazza ti dice, ti chiede cosa ti piace fare nel tempo libero. Tu, diciamo che su questo vado abbastanza controcorrente rispetto a molti uomini o anche i miei amici, due punti. Io adoro da morire leggere, formarmi su tutto. Sono una persona curiosa, mi piace e godo nell'imparare, che sia uno sport nuovo, una lingua straniera o un'attività particolare. Ragazzi, è normale che io non dovete copiare e incollare se di leggere l'ultimo libro che avete letto è con le figure e avevate praticamente tre denti in bocca. La fai rispondere a questo e poi la incalzi. Quindi tu, chiaro che adoro anche Netflix e il calcio, ma non le faccio le uniche priorità. Tu vuoi chiedere alla ragazza cosa le piace fare nel tempo libero? Io. E tu? Immagino che sarai addicted a Netflix e varie, ma quello che mi interessa è altro, due punti. Hai hobby o pratichi attività? O hai tic strani e interessanti? Punto di domanda, raccontami. Mamma mia, che video, ragazzi. Ma che video è questo qua? Cioè, mi sento derubato. Vi giuro che se al prossimo lancio non strisciate quella carta là, che è ancora immacolata, vi do due ceffoni.